Carico i cittadini di Spoltore, ho appena firmato l'ordinanza che a partire da domani fa divieto di svolgere qualsiasi attività motoria o sportiva, anche in forma individuale, su tutto il territorio di Spoltore. Misure sempre più stringenti emanate da gran parte dei comuni abruzzesi per limitare la diffusione del coronavirus. Ordinanze simili a quella di Spoltore sono state firmate a San Salvo. Ora è finito il tempo dei pretesti per uscire di casa. La situazione è grave e questo è un consiglio che serve a tutelare la salute di ciascuno di voi e la salute della mia e della nostra collettività. State a casa! E a Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Silvi, Vasto, Montesilvano, Pescara, dove è consentito portare il cane a passeggio entro 400 metri dall'abitazione e fare la spesa nel raggio di 1 chilometro. I sindaci di Sulmona e Giulianova chiedono anche l'intervento dell'esercito. Dobbiamo farcela e ce la faremo solo stando a casa, ma dobbiamo far rispettare le regole e abbiamo la necessità di una presenza sul territorio dell'esercito. Molti dei sindaci abruzzesi quindi sono convinti che le misure adottate dal governo nazionale, a cui si aggiunge la zona rossa stabilita dalla regione in Valfino, non sono sufficientemente limitative, ma che occorrono provvedimenti più stringenti affinché le persone rimangano a casa. Non tutti i primi cittadini però sono della stessa opinione. Nessuna ordinanza a Francavilla al Mare, poiché secondo il sindaco creerebbe solo confusione. Questa emergenza sanitaria è gestita a livello centrale dal governo, che probabilmente nei prossimi giorni farà un altro decreto ancor più restrittivo dei precedenti, e io ritengo che i sindaci non debbano prendere singole iniziative che possono creare più danno che beneficio, ma debbano invece rispettare e far rispettare quelli che sono i provvedimenti del governo, come stiamo facendo.